Aspettando di capire quante probabilità avrà il Giulianova di fare comunque il salto in Serie D, il comparto delle abruzzesi al momento è a 5 partecipanti e molte si stanno già muovendo per costruire gli organici in vista della prossima stagione. C'è chi ha già lavorato parecchio e chi, come ad esempio il Chieti, deve ancora sbrogliare la matassa relativa al prossimo direttore sportivo e conseguentemente guida tecnica. Le altre 4, L'Aquila, Avezzano, Teramo e Notaresco, hanno già il proprio timoniere e in parecchi casi si tratta di conferme, come quelle di Cappellacci nel capoluogo di regione, di Pagliarini in biancoverde e di Pomante in biancorosso. Il cambio a Notaresco con la promozione di Evangelisti da vice alla prima squadra completa il pacchetto. L'Aquila che parlerà sudamericano con Banegas già blindato e l'arrivo di Belloni proprio da Notaresco. In più con Kaivan Reichweg, sempre per l'attacco, proveniente dal Nuova Florida Ardea, c'è la percezione di aver migliorato la prima linea che, Banegas a parte, nell'annata appena conclusa ha un po' deluso. Dietro l'obiettivo, dopo l'altra conferma del capitano Brunetti e Francesco Casella, sempre dal Notaresco. Sul difensore ci sarebbe anche l'arzignano Valchiampo, vista la presenza in panchina di Alessandro Bruno, ma l'Aquila appare in vantaggio. È ovvio che invece sono le società di Serie C e non solo ad aver messo gli occhi su Giulio Dori, protagonista di una seconda parte di stagione di altissimo profilo. L'Avezzano invece, dopo le tante conferme tra panchina e campo, vede l'arrivo di Vittorio Esposito e consegna a Pagliarini un'arma in più a livello offensivo. In porta invece piace il giovane Di Giorgio, reduce dall'esperienza alla Forza Impronese. I biancoverdi marsicani tuttavia hanno già una struttura molto consolidata e il sogno per l'attacco si chiama Daniel Ciofani, che alle soglie dei 39 anni potrebbe tornare nella Marsica che lo ha visto sbocciare ad inizi anni 2000. Sarebbe la ciliegina sulla torta di un reparto offensivo che evidentemente è uno dei punti chiave sul quale l'Avezzano punta per provare a vincere il girone F. A Teramo invece il centrocampista Lorenzo Pellacani del Riccione è l'obiettivo per la squadra di Marco Pomante dopo le ultime due conferme, quelle di San Severino e Touré, arrivate qualche ora fa. Il direttore sportivo d'Ercole è alla ricerca di quegli under che, benché ridotti a 3 nell'utilizzo obbligatorio a partita a cominciare dal 24-25, rappresentano comunque un fattore decisivo per chi vuole puntare ad un buon campionato. Colloqui anche per un eventuale prolungamento del rapporto con Cangemi, ma in parecchi reparti ci sarà da ricostruire e rimpolpare un organico che perderà molti interpreti dell'ultima vittoriosa annata. A Notaresco invece è Roberto Ferri la prima conferma rispetto alla passata stagione. L'ingresso, anzi il ritorno sempre più probabile in società di Salvatore Di Giovanni, darà ai rossoblù nuova linfa per costruire una squadra che possa almeno eguagliare quanto di buono fatto vedere recentemente. Impossibile trattenere i big, che come nel caso di Belloni e Casella però, come detto, non dovrebbero cambiare regione. Chi partirà certamente è Bonfiglio e con lui anche Francofonte, non dovrebbe essere confermato. Sirene del Pisa sul giovane Saccomanni, che ha mostrato grandi qualità, così come Marrancone, anche lui appetito in categorie superiori. Una volta terminato il discorso relativo a chi resta, poi sarà la volta del mercato. Infine il Chieti, che al momento è quella più indietro. Gianfranco Presce dovrebbe essere il prescelto per la scrivania di direttore sportivo, Luciano Cerasi per la panchina, più avanti di Forziati, che sarebbe la soluzione interna. Tramontata l'ipotesi Moreno Sacchetti, c'è da lavorare alla cremente però per arrivare al momento dell'iscrizione col patron Ettore Serra, che ci ha tenuto a rassicurare una tifoseria nel migliore delle ipotesi preoccupata per il futuro ancora tutto da disegnare.